Motta e Ausilio resteranno in Italia per ovvi motivi, perché ci sono delle trattative di mercato da concludere su tutte, quella del portiere, quella sulla quale ci siamo soffermati con maggiore attenzione. Intanto il primo a scendere è Stefano Sensi, che ha iniziato la stagione con l'Inter, probabilmente poi andrà in prestito o a titolo definitivo dopo la stagione scorsa al Monza. Aslani, Correa e via via tutti gli altri. C'è anche il l'ultimo arrivato, Cuadrado, che questa mattina è stato accolto da, dagli applausi dei tifosi presenti da Piano Gentile. E come vedete c'è Simone Inzaghi preceduto da Sebastiano Esposito, che si aggrega all'Inter per questa tournée, salvo poi andare probabilmente a giocare in prestito. Il discorso attaccante magari è meno pressante rispetto a quello del portiere, visto considerato che in questo momento sono tre gli uomini attacco a disposizione che presumibilmente cominceranno la stagione. Come vedete, Frattesi, che stamattina è stato il primo nello giuro a fermarsi da Piano Gentile, poi via via il team manager Riccardo Servi e tutti gli altri a chiudere le file. I due fratelli Stankovic, Filip, il portiere Alexander, che gioca nella primavera, entrambi convocati, e Di Gennaro, che sarà il terzo portiere per l'anno prossimo. Chiude le fila l'olandese De Vrij, che è stato uno dei pochi a fermarsi insieme ad Dumfries quando è arrivato questa mattina ad Appiano Gentile. Ecco, no, mi ero dimenticato anche di Gosens. Dicevamo che l'Inter giocherà due amichevoli in Giappone, a Osaka contro l'Al-Nassr, la formazione, la squadra di Ronaldo di Brozovic, assiste nel primo esatto, brava tu a individuarlo, lui Bastoni, vediamo se è qualcuno l'autista dell'Inter nel Pullman, non credo, perché tra poco ci sarà la partenza, tra una mezz'oretta la partenza direzione Oriente dal 2000, ecco qualcuno era rimasto nel Pullman, come vedete proprio Dumfries, Mkhitaryan, Agumé credo che sia, dalla stazza ricorda un po' Lukaku, ma escludiamo che possa essere il Belga. Era Turan, perdonatemi, però così bardato tra occhiali.